sicuramente. C'è stato un morto e ci sono 7 feriti, quindi una situazione davvero brutta, pericolosa, anomala, anche perché mi dicono che una vicenda di questo tipo non si è verificata in Toscana, si dice almeno da 20 anni a questa parte, sicuramente non con questa ampiezza e con questa forza.